osservato che il V secolo della storia dei Greci è scandito in alcuni periodi, tre per la precisione, le guerre persiane, la Pentecontetia, la guerra del Peloponneso. Allo stesso modo il IV secolo che stiamo ora studiando è scandito in periodi diversi, l'egemonia spartana, il breve periodo dell'egemonia tebana e ora il periodo di Filippo ed Alessandro e l'ellenismo. L'ellenismo, quel termine non esisteva. E non esisteva fino all'Ottocento, quando uno storico tedesco, Droysen, l'ha letteralmente inventato. L'ha inventato traendo ispirazione da un passo del Nuovo Testamento e l'ha inventato per indicare una nuova epoca che si apre dopo la morte di Alessandro e dura convenzionalmente fino alla battaglia di Azio nel 31 a.C. Un'epoca chiamata da lui ellenismo perché è caratterizzata da una diffusa presenza della lingua greca e della cultura greca su un'ampia area che va dal Mediterraneo orientale fino all'India. Se in una parola dovessi definire che cos'è l'ellenismo, lo definirei col termine mescolanza. L'ellenismo è quell'epoca nuova nella quale questa diffusa presenza della lingua e della cultura greca porta quella stessa lingua e quella stessa cultura a contatto con le altre culture e in determinati contesti, in determinate situazioni, non sempre, si realizzano esperimenti molto interessanti di mescolanza. Dove li possiamo osservare? Li possiamo osservare nella religione, nella creazione di nuove divinità o nella trasformazione di divinità esistenti. Lo possiamo osservare nella figura del re, che diventa determinante per questa epoca, ma che si realizza diversamente nelle varie aree di questo ampio territorio ellenizzato. Abbiamo così i Tolemei in Egitto che, proprio perché sono in Egitto, realizzano la propria regalità come quella del faraone, quindi del dio re. And that's all, folks.